Oggi torniamo in Valpolicella, parliamo di ripasso e come sempre lo facciamo in un minuto. Regola numero 1. Per produrre Valpolicella ripasso è necessario produrre anche amarone o reciotto. Tutto inizia con la selezione e la vendemmia delle uve che vengono messe a riposo per la produzione di uno di questi due vini. Contemporaneamente, altre uve vengono vendemmiate e vinificate fresche per la produzione del vino Valpolicella. Trascorsi i mesi dell'appassimento, è finalmente giunta l'ora di mostrare anche le uve appassite, quelle per la produzione di amarone o reciotto. Svinando l'amarone per gravità, all'interno della vasca rimarranno solo le vinacce, ancora intrise di vino e con qualche zucchero residuo. Torna in gioco il nostro Valpolicella, che viene travasato nella vasca dove c'era l'amarone e quindi ripassato sulle sue vinacce. Il ripasso durerà fino a che tutti gli zuccheri residui non saranno diventati alcol. Una settimana circa. Ed è così che il nostro Valpolicella finalmente è diventato un Valpolicella ripasso, crescendo in complessità, alcolicità e potenza. Un vino a questo punto perfetto per trascorrere anche un po' di tempo in legno. E di nuovo dalla Valpolicella è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video!